Mister, non ti sei mai montato la testa finora. Hai mantenuto la solita tranquillità che è quella che trasmetti ai ragazzi anche durante la gestione psicologica, quindi dall'allenamento al pre-gara. Partiamo dall'uomo, partiamo dal singolo, partiamo da un ragazzo che ha scritto la storia pochi minuti alla volta, partiamo da Peppe De Marco. De Marco è un giocatore importante. Sapevamo, oggi abbiamo avuto qualche difficoltà perché avevamo avuto Pellegrino, ha avuto un problema familiare, quindi non era libero mentalmente per poter affrontare questa partita, quindi avevamo delle difficoltà con i 99. La scelta era De Marco dall'inizio, se giocavano, giocatore che a noi ci fa la differenza pure subentrando, è un giocatore che pure ogni volta che entra, per il passo che ha, per la mentalità che ha, per la determinazione che ha, è uno che ti spacca le partite. Oggi sono stato contento perché è entrato in partita. Queste sono dimostrazioni che oltre all'uomo, oltre al giocatore, è un grande uomo ed è un grande trascinatore. Ha accettato tranquillamente la panchina, è entrato e ha fatto la differenza di nuovo. Però un applauso vanno a tutti i ragazzi che hanno interpretato molto bene la partita contro una grande squadra. Poi ti verrà fuori la nomea del fortunato, perché anche qui dobbiamo dire, se entrava quel rigore? Vabbè, ma il calcio è fortuna, devi essere bravo, preparato, sappiamo, io questo gli ho detto ai ragazzi, la fortuna ci vuole sempre. Dicono che sono fortunato, io mi prendo questo aggettivo, è così, perché nel calcio ci vuole fortuna in tutti i settori, però la fortuna dobbiamo essere bravi pure a cercarcela. E la squadra è stata brava in tutto questo periodo a cercarsi la fortuna, lavorando con impegno e con sacrificio. È stato bravo il portiere a parare il rigore. Forse sono stati loro in quell'occasione, però il rigore l'ha parato il portiere, quindi è stato molto bravo il portiere. Poi siamo stati bravi noi a chiudere la partita e in sofferenza, perché abbiamo sofferto contro una squadra importante che gioca molto bene a pallone, e a vincere la partita 3-0. Questo è l'obiettivo che l'abbiamo interpretata molto bene, i ragazzi l'hanno studiata molto bene, l'abbiamo studiata molto bene e l'hanno interpretata bene i ragazzi. In ultimo, ma non ultimo, come hai gestito dalla panchina il fatto che malgrado il vantaggio ci fosse un gran possesso da parte dei siciliani, possesso palla, ti preoccupava? No, non mi preoccupava, io gli ho detto ai ragazzi di aspettarli perché se gli davamo campo, questa è una squadra dove davanti con la mezza punta Piuca, con l'attaccante che è un bel attaccante, con i due esterni di colore Mambù e quell'altro, sono molto forti, lavorano molto bene nell'uno contro uno e attaccano molto bene lo spazio, infatti ci potevano mettere in difficoltà. Noi abbiamo cercato di non dargli campo e di aspettarli e andare noi in contropiede. Abbiamo fatto gol, tre gol così, e la partita è stata vinta perché è stata interpretata bene dai ragazzi, con un po' di fortuna, però il calcio è questo.